Che la fotografia con la memoria io credo rimanga importante, nonostante la fotografia oggi non sia più pensata, specialmente dai giovani, come un qualcosa che servirà una memoria futura. È pensata piuttosto come un modo per comunicare in tempo reale la cosa immediatamente dopo, mentre è avvenuta. Tuttavia, tutte queste immagini che andiamo accumulando, non sappiamo dove, cioè in un determinato punto astratto dell'universo, dove stanno, dove abitano queste immagini, finiranno per creare memoria nuovamente. Il problema è che nel contempo perdiamo il senso della storia, cioè perdiamo il senso dello sviluppo delle cose, della causa e dell'effetto, del susseguirsi degli eventi, e quindi se viene a mancare in questo senso della prospettiva storica, del tempo lungo, anche la memoria diventa qualcosa di più frammentato, galleggiante, con meno significati, con meno profondità. Però sicuramente l'immagine sarà un deposito in ogni caso per la memoria.